Grande successo per il corso di aggiornamento Palla Tamburello organizzato ad Avellino dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Educazione Fisica, egregiamente diretto dal professore Cuomo e dalla Federazione Italiana Palla Tamburello. Tantissimi docenti di educazione fisica provenienti dalla provincia di Avellino si sono ritrovati presso il liceo statale Imbriani di Avellino, dove il presidente regionale della Federazione Italiana Palla Tamburello, insieme ai tecnici e agli arbitri federali, hanno iniziato il corso di aggiornamento attraverso la proiezione di un video. Interessante il dibattito successivo tra i docenti presenti e gli esponenti della federazione. Nella fase successiva i docenti si sono recati presso la palestra dell'Imbriani di Avellino per iniziare il corso pratico di palla tamburello, seguiti con attenzione da parte dei delegati provinciali della federazione, dai giudici federali. I docenti hanno seguito le prime indicazioni per poi cimentarsi nella pratica di questo antico sport, rilanciato grazie ad un impegno costante che la federazione ha profuso su tutto il territorio nazionale. Entusiasti per l'esperienza, i professori di educazione fisica di Avellino hanno messo in risalto quelli che sono gli aspetti positivi derivanti dalla pratica di questo sport. Il gioco di campo della Campania, stiamo facendo dei corsi di aggiornamento di palla tamburello. L'anno scorso abbiamo fatto la zona di Napoli e Caserta, quest'anno stiamo facendo sia a Avellino che a Benevento. Domani andiamo a Benevento e siamo a Avellino. E la partecipazione è molto attiva, nella speranza che i miei colleghi di educazione fisica non si fermino qua e andranno avanti a fare dei campionati, iscrizioni. Perché la palla tamburello è un gioco che piace ai ragazzi, piace, si appassionano e si divertono. Quindi continuare a giocare a palla tamburello. In Campania abbiamo avuto due risultati, uno a livello nazionale, abbiamo vinto i campionati italiani di società e poi un campionato di giochi sportivi studenteschi. Quindi siamo stati a Caserta anche, abbiamo avuto questi, siamo andati sul podio. Vogliamo lanciare quindi un appello a tutti i Sì, dirigenti delle scuole della provincia di delle Avellino, ma della scuole, regione Campania. tutti i dirigenti scolastici dovrebbero far giocare tutti quanti a palla tamburello, perché è uno sport sicurezza, non è sport di contatto. Quindi un appello ai dirigenti scolastici che devono giocare, far giocare ai ragazzi, oltre a tamburello, tutti i tipi di sport. Lo sport è vita. TG News è ad Avellino per seguire il corso di formazione docenti di scienze motorie per palla tamburello. Sono alcuni esponenti presenti della provincia di Avellino, c'è il professore Costantino Maietta che è anche il delegato provinciale per la Federazione del Badminton. Allora iniziamo a dire qual è l'impatto che ha uno sport cosiddetto minore, soprattutto sui giovani delle scuole medie, ma anche delle scuole secondarie di secondo grado dove lei presta servizio. Io penso che può avere un ottimo impatto perché oggi, vedendole nella scuola da tanti anni, molti ragazzi non vogliono fare pallavolo, non vogliono fare pallacanestro, quindi inserendo questi nuovi sport li avviciniamo veramente a nuove pratiche, che tra l'altro sono anche sport socializzanti, quindi i ragazzi possono giocare, si confrontano con gli altri, non è uno sport di contatto, quindi ragazzi è importante inserire nella scuola questi nuovi sport. Il professor Luciano dell'Amabile è anche presente a questo corso, anche lui impegnato sul secondo grado. Ecco, come può essere la risposta dei ragazzi quando c'è uno sport nuovo, motivante, ma anche di grande impatto sociale? È sempre un aspetto positivo, in effetti, quando si propone a scuola un nuovo sport, che poi in effetti questo non è un nuovo sport perché ha origini antichissime. Pertanto noi lo riproponiamo perché in effetti questi saranno parte dei cosiddetti sport minori. Nelle scuole in passato si faceva sempre calcio, pallavolo, basket, questi sport un pochettino più importanti, diciamo così, che però adesso dobbiamo cercare di riproporre in maniera molto più forte, perché i ragazzi devono cercare anche una motivazione. Pertanto noi siamo addetti proprio a questo. Il nostro scopo come educatori soprattutto è quello di proporre ai ragazzi queste nuove attività e cercare anche nelle scuole di far riemergere di nuovo lo spirito agonistico che c'è sempre stato e quindi farlo riproporre che sia un pochettino assorbito, diciamo, nei tutti i tempi. Uno spirito agonistico che talvolta diventa anche la molla per quanto riguarda la didattica.
Sergio Covino, che è un docente di educazione fisica impegnato nella scuola primaria. Ecco, quale deve essere l'approccio del docente nei confronti degli alunni nel iniziare, nel presentare un nuovo sport, uno sport minore, come diceva il professore Luciano? Allora, questa tipologia di sport è uno sport molto importante per la scuola primaria, perché c'è lo sviluppo motorio del sviluppo psicomotorio del bambino, ma non solo lo sviluppo psicomotorio, ma anche la socializzazione. Io, come insegnante di educazione fisica e come referente della scuola primaria, propongo per dare più gioia ai bambini, per farli giocare, per farli stare insieme, e anche perché questa tipologia di sport fa effettuare anche lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale, quindi braccio-mano, perché è in possesso di un attrezzo, in questo caso il tamburello. Io propongo questa tipologia di sport e dico a tutti i dirigenti di partire subito come progetto di qualità,